Buongiorno, 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 buongiorno in diretta da Caron Beach, stamattina un po' di vento qui a Caron, come tutte le mattine, del resto, e tutto a posto, anzi è postissimo. Volevo dirvi che Cochradan ormai mi sa che è tutto pieno, bisogna parlare con Sky che è là in agenzia, ma penso proprio che non ci sia più posto e quindi la rifacciamo la settimana prossima, attorno a venerdì, penso venerdì 22 molto probabilmente. E insomma sono contento che si riprenda anche con Cochradan alla grande. E poi c'è Phuket dal mare, riprendiamo anche quella il giorno 20, quindi il 20 rifaremo Phuket dal mare, sperando che stavolta non ci siano contrattempi, pacchi e non pacchi, da chi l'organizzatore, non noi agenzia non siamo chi organizza il tour, siamo quelli che vendono il tour e lo propongono, siamo quelli che trovano i clienti, diciamo. Vabbè, oh, speriamo vada tutto bene, spero proprio di sì, ma comunque ho avuto rassicurazioni in questi giorni dal manager della compagnia che organizza questo tour, e mi ha detto che non dovrebbero esserci problemi, quindi insomma non dovremmo avere problemi di alcun tipo, però non dipende sicuramente da noi agenzia. Mi ero quasi messo in testa di farlo io, di prendere un motoscafo e mettermi a fare Phuket dal mare per conto nostro, però intanto ci manca il tempo materiale per fare le cose. Seconda cosa, servono strutture, servono un'organizzazione per poter fare, servono i pulmini per andare a prendere la gente, insomma tutto un lavoro che effettivamente non è semplice da organizzare, quindi non mi va neanche di infierire contro l'organizzatore, che ripeto, siamo in Thailandia e è fatica organizzare le cose, non è semplice, perché poi una volta non viene il capitano, il pulmino si rompe, l'altro non ha voglia di lavorare, si imbriacano la sera, il giorno dopo non va, non si presentano. Insomma, in Thailandia purtroppo è così, non è che puoi pretendere, si possa pretendere la perfezione, è molto difficile riuscire già a fare qualcosa e farlo bene, soprattutto perché, ripeto, siamo in un paese dove esiste la regola del mai pen rai, che vuol dire non c'è problema. Quando loro hanno un problema dicono non c'è problema, succede qualcosa, mai pen rai, chi se ne frega, detto francamente. Invece a me me ne frega molto, per cui insomma va bene, dai. Allora, guardate, sono in spiaggia, sono qua a Caron, è una bellissima giornata, vedete, c'è un po' di vento, si vede il vento. Purtroppo non piove e non pioverà forse per 2 o 3 mesi. Siamo già in pre-allerta per quanto riguarda l'acqua, quindi insomma forse molto probabilmente in certe zone verrà già chiusa, non ci si potrà quindi lavare tutto il giorno ma solo a determinati orari, e l'acqua viene razionata, perché altrimenti, ripeto, non ce ne resta più. Qui alla mattina si sta bene, io faccio i miei giri in bicicletta, controllo sempre l'andamento. La situazione in spiaggia è, come vedete, qua si sta bene, poi tra l'altro perché praticamente non c'è quasi mai nessuno ed è spiaggia libera, invece là dove ci sono gli ombrelloni è già tutto pieno, là in fondo adesso non si vede col telefono ma è strasbombato, tanto che sono sono quasi le 10, 10 alle 10. E comunque parlavo con dei clienti che mi dicevano che è impossibile trovare l'ombrellone dopo le ore 9, ormai è tutto pieno, oltre che sono tutti appiccicati uno all'altro, e insomma la gente non è che si, non tutti gli piace essere attaccati uno all'altro. Allora, o se lo compra, come hanno fatto questi, vedete, ognuno si compra il suo ombrellone e con la sdraio, e se no niente, si affitta, però mi sa che bisogna venire alle 8 del mattino, 7 e mezza, se volete trovare l'ombrellone,
me non c'è problema perché noi ci svegliamo presto, per cui non sarebbe un problema, e lo consiglio a tutti di svegliarsi presto se volete godervi del mare. O altrimenti, io vi do un consiglio. Già ieri ho fatto la diretta e sono tornato a Paradise Beach dopo tanti anni. Sono passati ormai, penso, dall'ultima volta 5 anni, 6 anni che non andavo più a Paradise Beach, quindi non sapevo della nuova gestione. Cioè sì, sapevo della nuova gestione, però non avevo mai visto la gestione italiana della spiaggia. E è veramente un bel club per chi ama il genere. Io sono più da spiaggia libera, dico la verità, però sicuramente sono più da spiaggia libera per il semplice motivo che vivo qua, quindi io mi arrangio e mi piace anche proprio, non ho bisogno della sdraio, mi metto sotto gli alberi e sono contento, ecco, non è un problema, e mi porto anche sull'ombrellone, me lo metto sullo scooter, insomma mi sono fatto la tracolla, per cui io ci vado in spiaggia, ripeto, ma non ho bisogno di tante cose, mi basta la mia stuoia, il mio ombrellone e la bottiglia dell'acqua, basta, sto bene, posso stare lì anche 4 ore. Però capisco che la famiglia, la coppia, gli amanti della spiaggia attrezzata abbiano bisogno di comodità, e quindi insomma abbiano bisogno di trovare una spiaggia dove ci sia il ristorante, dove ci siano i servizi, dove ci siano i bagni, la doccia, perché vedete, questa è una bella spiaggia, caro, ma no, non c'è la doccia. I cessi sì ci sono con la doccia, ma sono là dalla rotonda e basta. Cioè in tutta questa spiaggia che è lunga 4 km c'è un solo bagno, e in più si paga, pagano 30 baht per fare la doccia e 20 baht per pisciare, mi sembra, vabbè, una roba del genere, non mi ricordo più se 10 o 20 baht. Insomma, morale della favola, uno deve alzarsi, deve andare a pisciare, poi metti che hai i bambini e li vorresti parcheggiare con, nel senso di metterli a giocare dentro nella zona bimbi dove c'è magari qualcuno che li guarda, ecco, in quella spiaggia a Paradise c'è tutto, quindi trovate l'attrezzatura per fare le prove con le bombole, il diving, però non è una scuola di diving, fanno fare una prova, quindi da riva, quindi fanno fare l'immersione con le bombole, si può fare naturalmente snorkeling, ho guardato sotto e ho visto che ci sono i pesci pagliaccio, ci sono i pesci pappagallo, è carino anche lo snorkeling. In più, essendo girati in una maniera particolare, non è come Freedom ci arrivano le onde, però dall'altra parte, che è Paradise, è completamente la parte opposta di Freedom, e praticamente in questo periodo ci arriva il vento e c'è leggermente increspato il mare, come qua del resto, però in bassa stagione là non c'è onda, quindi si può andare tutto l'anno e si può anche fare snorkeling tutto l'anno. Insomma, non aspettatevi coroche, però è carino, è veramente, ci sono gli anemoni con i pesci pagliaccio, dai, non è male, per chi poi non è un patito di snorkeling estremo va benissimo. C'è il punto per i bambini, quindi si possono mettere i bambini a giocare, c'è quindi la signorina che li guarda, c'è l'ottimo ristorante, c'è tutto, c'è il kayak, si può fare, usare il kayak per fare un giro, andare fino addirittura a Freedom Beach col kayak, in questo periodo che il mare è calmo ci si può andare, soprattutto il pomeriggio quando cala il vento. Si possono fare tantissime attività, pallavolo da spiaggia, beach volley, calcetto sulla sabbia, insomma è un club attrezzato come quelli che abbiamo in tutto il resto del mondo, e che a Phuket sono una cosa rara, ed è veramente carino. In più c'è il pick up, ti vengono a prendere a Patong, gratis in tutto Patong, oppure bisogna arrivare fino a Tri Trang, quindi davanti c'è una montagna, c'è da scavalcare questa montagna col motorino su in due, poi non è una cosa semplice. Ieri l'ho fatto con Sky, ma al ritorno ho preso il pulmino per farsi accompagnare sopra. Naturalmente il pulmino passa ogni 2 minuti, quindi basta arrivare al parcheggio, si parcheggia il motorino, fino al parcheggio è semplice, diciamo, e
poi li portano giù in spiaggia. Per cui è una figata, ci potete andare da soli naturalmente perché è ingresso aperto a tutti, però se volete qualcosa di più dovete passare dallo Sky Café, perché abbiamo fatto un contratto, per i nostri clienti, una cosa che è esclusiva, quindi non è una cosa che troverete sulla strada, perché vendono anche sulla strada, anche le altre agenzie vendono il pacchettino, però è un pacchetto diverso. Cosa c'è di diverso? Poi dopo ve lo spiegherò, perché oggi mi portano i poster, mi portano i flyer, mi portano tutto. Di diverso c'è che avrete la poltrona, l'esdraio VIP, in una zona separata da quella dove accedono tutti. Cioè, voi entrate, pagate 500 baht e vi danno la poltrona, mi sembra un drink, una roba del genere. Con noi invece avrete delle poltrone divise, separate, naturalmente con numerate, quindi molto spaziose, non tutte unite come al solito. Avrete il welcome drink, vi danno la maglietta, vi danno il cappellino, potete mangiare, quindi c'è pranzo incluso, pizza, pasta, insalate, quello che volete, c'è il soft drink quando mangiate, insomma c'è tutto, non costa tanto, non costa poco di più che fare l'ingresso autonomo, e praticamente avete compreso però tutto quanto, quindi dal mangiare a tutti gli altri servizi, la possibilità di usare il kayak, di fare lo snorkeling, di provare il diving, tutto quello insomma che si può fare all'interno di questa spiaggia. Per cui è un'idea, soprattutto se la volete intramezzare tra le escursioni, nel senso che se un giorno non avete voglia di fare l'escursione ma volete rilassarvi in spiaggia, ma non avete voglia di comprare l'ombrellone, di star lì a mettervi in mezzo al casino con tutti gli altri, ma volete una cosa dove fare snorkeling, stare bene, insomma la spiaggia c'è, è Paradise Beach, per cui venite a trovarci che abbiamo anche questa cosa in più. Mi fa piacere che sia uscita così, siccome me l'hanno chiesto, se me le chiedono sempre in tanti, mi dicono: ma quanto costa andare a Freedom? Costa, perché comunque devi arrivare a Patong, per qui ci potresti andare anche qui da Caron, però il long tail ti spara delle cifre 3.000, 4.000 baht, cioè fanno delle cifre fuori di testa. Ho chiesto lì a Patong 1.500 più o meno, dipende quanti siete, però ti chiedono anche 2.000, dipende, poi se vai a Tri Trang magari costa un po' meno, però insomma, morale della favola, da noi ti compravi con quei soldi il pacchettino e ci avevi dentro tutto quanto, il mangiare e tutto il resto, per cui non so quanto ne valga la pena, ripeto, io consiglio di andare a Paradise, così non vi dovete proprio sbattere e avete tutti i servizi e siete belli comodi, ok? Poi dopo con calma vi spiegherò e vi farò vedere tutto quanto. Adesso vi saluto, vi ringrazio e grazie di aver seguito la diretta giornaliera. Vi faccio vedere come sempre l'ultima volta la spiaggia, quanto è bella. Poi nel pomeriggio il vento cala, ci cioè sono dei momenti che cala, però adesso non si vede dal telefono, all'orizzonte. Nel mare si vedono il bianco delle onde, delle increspature del mare, e sì, vuol dire che insomma è mosso, ma non è un mosso che si può andare dappertutto, quindi domani c'è Kokradan e sono certo al 101% che sarà fantastica. Va bene, vi saluto tutti, ciao, buona giornata.